non so disegnare, non so dipingere, per me l'arte è vuota, sono gli spettatori a fare il lavoro degli artisti. Sono queste le parole con cui Maurizio Cattelan si presenta. Sicuramente una personalità irriverente che ha sempre fatto parlare di sé con la sua arte provocatoria, fino a mettere in discussione il concetto stesso di arte, e torna a far parlare di sé con il furto di America di qualche giorno fa. Non verrà mai più nominato Cattelan, su questo ci giuro, io lo cancello assolutamente dal mio repertorio, mi vergogno di tutto quello che ho detto su di lui, lui qui ha fatto una pagliacciata. In ogni caso, che si dica che sia arte o meno, è sicuramente uno degli artisti italiani più quotati viventi. Ma tu, sai chi è Maurizio Cattelan? Seguimi nel video, ma prima ricordati di iscriverti al canale. Sigla! È la mia prima volta che parlo in pubblico. Allora, Maurizio Cattelan nasce a Padova nel 1960. La sua formazione artistica è avvolta del mistero. Pare infatti non abbia frequentato né istituti d'arte né accademie. Sarebbe dunque un autodidatta. Il linguaggio delle sue opere è comprensibile a tutti e per questo ne possiamo parlare tutti, in positivo e in negativo. Cattelan parla di vita e di morte, di storia, di religione, con strumenti comunicativi del tempo presente, fa riflettere e con la sua provocante ironia fa sì che le opere rimangono impresse nella memoria dello spettatore. Cattelan usa le immagini e le situazioni che appartengono a tutti e le rielabora, trasformandole in riflessioni di carattere esistenziale o commenti sulle dinamiche sociali e culturali. Ogni opera di Cattelan, inoltre, è sempre aperta a molte interpretazioni, perciò, invece di dare certezze, insinua il dubbio nello spettatore. Innumerevoli sono stati i tentativi di inserire Cattelan in una corrente o in un gruppo artistico. Qualcuno l'ha definito il nuovo Piero Manzoni, altri lo hanno etichettato come il primo surrealista del terzo millennio. La critica in genere si avvale dell'etichetta di Neo Duchampiano. Ma andiamo a vedere nel dettaglio 10 delle sue opere più interessanti. 1991, Stadium, un lungo tavolo da calcetto per 22 giocatori, in cui i bianchi erano le riserve del Cesena e i neri erano gli operai senegalesi che lavoravano in Veneto. 1997, Charlie Don't Surf, un manichino di un bambino che siede su un banco di scuola con le matite conficcate nelle mani. Ma la sua arte comprende anche azioni irriverenti, un misto tra performance e happening, tanto che alcuni lo definiscono addirittura genio del marketing. Marketing più che artista. Andiamo quindi alla 47esima Biennale di Venezia in cui l'artista fu invitato. Il tema della Biennale era la mescolanza delle generazioni dell'arte italiana post bellica. Cattelan portò un'opera che omaggiava o ridicolizzava uno dei più importanti movimenti artistici italiani del dopoguerra, l'arte povera. Movimento in cui gli artisti realizzavano le loro opere con materiali non convenzionali o poveri. Nel visitare il padiglione italiano tempo prima della manifestazione, Cattelan lo aveva trovato in totale abbandono e degrado, pieno di piccioni. La sua opera, Turisti, fu di lasciare tutto come lo aveva trovato, aggiungendo semplicemente 200 piccioni imbalsamati, posizionati sulle travi del padiglione ed escrementi degli stessi sul pavimento. Ma proseguiamo e entriamo ancora di più nel vivo delle provocazioni di questo artista e andiamo nel 1999, quando l'artista presentò come opera vivente e Perfect Day, ossia il suo gallerista milanese Massimo De Carlo appendendolo a una parete della galleria con nastro adesivo grigio. Al termine del lungo vernissage però, lo stremato gallerista fu ricoverato al pronto soccorso privo di sensi. Dello stesso anno è un'altra trovata del nostro artista che, come critica della sproporzionata diffusione delle biennali dello stesso anno, organizzò insieme a Jens Hoffmann la sesta Biennale dei Caraibi, con tanto di budget, di catalogo, di artisti noti. Peccato però che le altre edizioni della Biennale dei Caraibi non c'erano mai state. L'opera consisteva quindi semplicemente nella villeggiatura gratis degli artisti invitati, causando quindi la delusione dei critici accorsi in
inutilmente. Siamo sempre nel 1999 e Maurizio è invitato alla mostra collettiva Apocalypse tenutasi alla Royal Academy di Londra. Per questa mostra lui realizza la Nona Ora, scultura raffigurante Papa Giovanni Paolo II colpito e abbattuto da un meteorite. L'opera è stata al centro di molte polemiche ed è stata considerata divertente da alcuni, blasfema da altri o addirittura una lettura dei tempi moderni. Cattelan voleva mettere a nudo il Papa mostrandone il lato umano. Il Papa infatti era ancora vivo all'epoca e mostrava a tutti la sua sofferenza per la sua malattia. La caduta del Papa colpito da un meteorite è come la caduta di un supereroe moderno, di una icona pop del suo tempo, anche per i non credenti. Inoltre il titolo La Nona Ora allude a quella di Cristo che sulla croce chiede al Padre perché l'ha abbandonato. Il Papa nella sua Nona Ora si aggrappa al crocifisso. Il meteorite inoltre allude a un passo dell'Apocalisse, e qui ci ricolleghiamo anche al titolo della mostra per la quale era stata realizzata l'opera, Apocalypse. L'artista dunque vuole realizzare con estremo realismo le sacre scritture, rendendole comprensibili a tutti, anche a chi la Bibbia non la legge più. L'opera inoltre è stata anche ripresa da Sorrentino nella sigla della serie TV The Young Pope. Ed eccoci arrivati ad un'altra opera che ha scaturito milioni di polemiche. Him, ossia lui, l'innominabile. Cattelan non riesce neanche a scrivere il suo nome nel titolo. La scultura rappresenta Hitler in ginocchio, devotamente immerso in preghiera o in atto di chiedere perdono, con gli occhi commossi e pieni di lacrime. Unica pecca ha il corpo di un bambino. L'opera inoltre viene rappresentata di spalle e quindi se non ci si girava intorno non ci si poteva rendere conto che si trattasse di Hitler. 10 anni dopo la sua realizzazione, quindi nel 2012, Cattelan decise di collocarla in un luogo dolorosamente evocativo del genocidio degli ebrei, uno dei simboli della soluzione finale nazista insieme ai campi di concentramento, ossia il ghetto di Varsavia. E anche questa sua azione suscitò moltissime polemiche. Anche quest'opera ci pone dei quesiti. Se guardiamo infatti il corpo di Hitler bambino, ci si chiede se la responsabilità di quello che è accaduto sia del tutto sua o magari potesse essere anche di chi lo ha cresciuto, delle persone che lo hanno circondato, degli ideali che lo hanno fatto crescere. O magari ci si potrebbe chiedere se Hitler sia effettivamente mai cresciuto o se considerava come un bambino tutto questo come un gioco. Arriviamo quindi al 2004 e Cattelan decide di appendere a un albero in pieno centro di Milano 3 bambini impiccati, causando lo sdegno dei passanti. Addirittura un passante talmente sconvolto da quella visione si arrampicò sull'albero cercando di togliere i 3 bambini impiccati, finendo però al pronto soccorso. Anche in questo caso si è ipotizzato che potesse essere stato lo stesso Cattelan ad aver architettato questa azione, così come è successo anche recentemente con il furto d'America, che alcuni hanno ipotizzato potesse essere stato commissionato dallo stesso Cattelan. Cattelan dichiarò: la realtà che vediamo in questi giorni in TV supera di molto quella dell'opera e i bambini hanno gli occhi aperti, un invito a interrogarsi. Dunque una riflessione su quelli che sono i tempi moderni, i tempi in cui noi siamo abituati alla violenza. Siamo abituati a vederla ogni giorno al telegiornale. Siamo talmente abituati che ormai non ci scalfisce più, è come se non ci riguardasse, quando invece queste cose succedono realmente nel mondo e noi non ce ne rendiamo conto. E siamo arrivati alle ultime 2 opere che volevo analizzare. 2010, Love, il dito medio di Piazza Affari a Milano. Ma tu ti eri mai accorto che le dita dell'opera non sono piegate indietro, ma sono mozzate? L'opera infatti era stata creata e collocata in quella piazza in occasione di una mostra a Palazzo Reale, il cui tema era contro le ideologie e vi doveva rimanere esposta per un periodo molto breve, ma le richieste di molti intellettuali e cittadini hanno fatto diventare Love un'opera permanente e simbolo di Piazza Affari. Il titolo Love è un acronimo di libertà, odio, vendetta, eternità. Anche quest'opera si apre a molte interpretazioni. L'opera infatti rappresenta una mano aperta nel saluto fascista, alla quale mancano alcune dita, tranne il dito medio. L'opera sarebbe stata interpretata, secondo alcuni, sia un senso di irriverenza nei confronti del fascismo, sia nei confronti del mondo della finanza. A guardarla bene, in realtà, la mano rivolge il dito medio non verso il palazzo della borsa, ma è come se il palazzo della borsa rivolgesse il dito medio nei confronti
conti della città. Che sia la finanza a fare il dito medio alla vita? Anche quest'opera è stata quest'anno protagonista di una campagna pubblicitaria di Netflix che, durante l'anteprima esclusiva dei primi due episodi della terza stagione della Casa di Carta, ha deciso di installare una statua raffigurante la maschera di Dalì accanto al celebre dito medio di Maurizio Cattelan. E arriviamo quindi all'opera che è stata recentemente rubata, America. Un water d'oro massiccio perfettamente utilizzabile dai visitatori. L'opera sembra essere il compimento finale di due opere fondamentali per il contemporaneo, ossia La Fontana di Duchamp e La Merda d'artista di Manzoni. L'opera si ispira alla diseguaglianza economica e rimane al Guggenheim fin quando non è acquistata da un collezionista privato. L'opera fu anche protagonista di un episodio particolare quando Donald Trump chiede al Guggenheim per la Casa Bianca un'opera di Van Gogh. Il museo, però, non avendo l'opera disponibile, gli propose il water di Cattelan, ma pare che abbia declinato l'offerta. E tu come la pensi? Cattelan è un genio o la sua non è arte? Fammelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e mi raccomando, ricordati di aprire l'occhio che sente. Un bacio, ciao! Saluta! Ma sto registrando. Sto registrando. Sì.